Eccoci qui di fronte al Sony Ericsson Xperia Pro, uno dei pochissimi cellulari in commercio con tastiera completa. Vediamo tastiera su quattro linee, molto ampia, i tasti sono spaziati, quindi si riesce a scrivere veramente comodamente. Anch'io che ho una tastiera QWERTY completamente diversa perché i tasti sono attaccati, eccetera, quindi è veramente molto molto diversa. Sono riuscito ad abituarmi a scrivere qui veramente in un attimo. È presente comunque il dizionario che si può poi disattivare anche con la tastiera fisica. Abbiamo chiaramente le fun doppie funzioni qua in violetto, attivabili con questo tasto, nonché poi abbiamo anche i simboli, ulteriori simboli che si possono scegliere con una serie di faccine. Qua abbiamo l'invio, cancella, questi sono i vari simboli corrispondenti a quella faccina. Vediamo quindi che il dispositivo è ben. Quando è tenuto in mano è assolutamente ben bilanciato. Io non amo personalmente i dispositivi che non sono piatti dietro, quindi nel momento in cui lo appoggiamo tende a muoversi perché non ha una superficie che va a individuare un piano. Sul retro vediamo che comunque che è molto serio e ben fatto. Anche la chiusura e lo scorrimento sono solidi e non esiste nessun tipo di movimento improprio anche quando è chiuso. Tasto fotocamera, connessione micro HDMI, tasto volume, LED, jack 3,5 mm, cuffie e microfono, tasto di accensione e spegnimento, blocco sblocco, micro USB per la connessione al PC o la ricarica. Sotto abbiamo il gancetto per il laccio e poi sul retro ovviamente la fotocamera, simbolo Sony Ericsson, altoparlante, scritta Xperia, LED e microfono per la ripresa video. Abbiamo fatto vari focus, vogliamo adesso fare un riepilogo delle considerazioni già in parte fatte e dare il giudizio finale dopo un po' di utilizzo di questo dispositivo. La questione principale è proprio quella della tastiera. Caratteristiche come specifiche sono in risalto chiaramente il processore da 1 GHz, lo schermo che comunque è già da 3,7 pollici in risoluzione 854x480, quindi assolutamente più che discreta anche per la navigazione web. La versione di Android è decisamente avanzata, visto che comunque ne esistono di superiori, ma al momento pressoché nessun cellulare si trovano in fase di vendita, la 2.3.4, quindi una delle ultime release di Gingerbread. Di questo dispositivo, che al pubblico va ad un prezzo circa di 350 euro a negozio, esiste poi anche la versione mini, quindi Xperia Pro Mini, che è più piccolo, con lo schermo da 3 pollici, 3 pollici e qualcosa, chiaramente un prezzo inferiore, ma sempre una tastiera QWERTY. Quindi Sony Ericsson ha voluto mantenere dei dispositivi anche su questo tipo di mercato, quindi per gli utenti che vogliono una tastiera completa, cosa che la maggior parte delle altre case non ha fatto, perché comunque al momento dispositivi che abbiano una tastiera full QWERTY e che siano più o meno al passo coi tempi dal punto di vista hardware, oserei dire che ce ne sono veramente pochissimi, quasi nessuno. Questo è uno di quei pochi. Abbiamo quindi un cellulare in grado di fare tutte le principali funzioni, vista anche la versione aggiornata di Android, di gestire ovviamente il GPS integrato, quindi di poter utilizzare il Google Navigator e di poter utilizzare eventuali altri navigatori che siano acquistati, oppure il navigatore che è il Wise Pilot, che è già presente e installato sul dispositivo all'acquisto e che può essere poi acquistato anche per piccoli periodi, quindi si può acquistare la licenza anche per un giorno, per una settimana o un anno anche, quindi a seconda di quanto si vuole utilizzare. È molto flessibile. Altre applicazioni particolari, abbiamo visto la presenza di Let's Golf, il gioco Let's Golf già presente sul dispositivo. Abbiamo visto
che nel menu possiamo ordinare le icone in questi vari modi. Io le ho ordinate per comodità in ordine alfabetico e qui si può accedere alle applicazioni che si possono disinstallare. Vedete che chiaramente alcune si possono disinstallare, altre che sono presenti a sistema non si possono installare. Let's Golf stesso non si può disinstallare, e Dropbox l'ho aggiunto io, quindi chiaramente sì. E qui fa vedere invece tutte quelle installate. Fotocamera assolutamente molto buona, 8,1 megapixel, e video in HD 720p. Avrete modo poi, come sempre, di trovare un articolo sul sito con la prova di ripresa di foto e video, quindi un video realizzato dal dispositivo, nonché un po' di foto in varie situazioni di luminosità, e in modo da poter considerare voi stessi la qualità delle foto. In totale, quindi, prezzo-qualità, ottimo rapporto, e lo consiglio nel momento in cui si voglia un dispositivo con una tastiera completa. È veramente ben costruito, non è presente alcun tipo di scricchiolio, veramente valido. Lo sportello posteriore va a coprire tutta la parte posteriore, si rimuove comunque abbastanza facilmente accedendo dal basso, così facendo si va a staccare tutto e si scopre sotto batteria, SIM e micro SD. Leggero, tutto sommato abbastanza sottile perché non è uno spessore maggiore, molto maggiore di altri dispositivi che non sono con la tastiera slide QWERTY, quindi direi anche questo è positivo, e la reale velocità è veramente molto buona. Come avevo già detto nella presentazione iniziale, sono presenti molti widget e alcune impostazioni personalizzate su questa versione di Android dalla Sony Ericsson, una per tutti, questa che vi stavo facendo vedere prima, per poter condividere direttamente qualcosa o cercarla o condividerla direttamente, scritto qualcosa direttamente su Facebook o altre destinazioni. Nella rubrica, che ora non apro perché altrimenti si vedrebbero i miei contatti, è chiaramente possibile visualizzare anche i contatti di Facebook. Questa è la modalità di visualizzazione della schermata telefono per poter effettuare le chiamate con toni di tastiera. E poi tutte le altre classiche impostazioni, compresa la fotocamera anteriore che su Skype è utilizzabile per le videochiamate, e il sensore di prossimità proprio per avere la disattivazione della luce dello schermo, della sensibilità dello schermo durante le chiamate. Detto questo, direi che la mia breve recensione conclusiva può essere conclusa. Mi sento assolutamente di consigliare appunto il dispositivo per coloro che vogliano un apparecchio con una tastiera, visto che ormai la tastiera completa è andata veramente a scomparire, e è davvero buono considerato che costa sui 350 euro, magari si trova anche a prezzi inferiori. Intanto un saluto, mi raccomando, seguite gli altri articoli presenti sul sito. Un saluto da Luca Viscardi.